Buongiorno e benvenuti, nuovo video tutorial. Allora, vi faccio vedere che cosa ho realizzato. Ho incastonato con le ginkgo e con il bicono da 3 un cabochon da 25x18, che sono questi. Mi piaceva intanto la forma delle ginkgo. E volevo una incastonatura diversa che non con le solite, con le Delico, con le 11, non solo con le Rockaille. E ho provato diverse volte finché poi questa incastonatura mi è piaciuta di più e ho scelto questa. Allora, qui ho realizzato un bracciale con 3 cabochon incastonati, come vedete, di colori diversi. E ci ho messo delle perle da 6 mm su elastico per fa facilitare l'indossamento, ecco, del bracciale. E questo lo devo, per dire, modificare perché non mi piace così tanto, come vedete, un po' troppo leggerino. Magari devo usare un filo leggermente di un spessore più elevato. E comunque è bello anche così. Viene anche bello una volta indossato. All'inizio lo volevo realizzare con tutto l'intorno, diciamo con i cabochon, però me ne sono accorta, almeno per me, che era un po' troppo. E allora ci ho messo solamente 3. Allora, ho nominato questa incastonatura Macumar. È facile da realizzare e adesso vi faccio vedere i materiali. Allora, prima di materiali vi faccio vedere l'orecchino, perché volevo realizzare anche dei orecchini. Questo è il retro, leggeri e veramente carini. Allora, per realizzare i magmari intanto c'è bisogno un cabochon, un cristallo. Questo è un cristallo 25x18, come dicevo prima. Dopodiché delle ginkgo, questi sono le Slashly Orange, utilizzato in questo progetto, poi delle 11 e 15 0, le abbiamo anche qui, 11 e 15 0, sono metallic bronze. Dopodiché una perla da 6 mm e delle perle da 2 mm. Se non avete da 2 mm, potete inserire una toho, ecco. Oppure anche una Miyuki può andare di un altro colore. Siccome qui c'era troppo oro, ho inserito queste bianche e mi piace il risultato. Allora, come filo, un 0,15 da fine line, oppure anche un filo tipo Miyuki va benissimo. E iniziamo dalla ginkgo. Entriamo nel foro laterale di questa posizione. Dopodiché prendiamo 5
11:0. Ed entriamo nell'altro foro. Prendiamo una 11, due bicono da 3, che forse non vi ho detto, che sì, c'è bisogno del bicono, ho dimenticato. Allora, bicono da 3, 2 e un'altra 11. Prendiamo un'altra ginco, sempre nella stessa posizione. Cinque, 11, 0. Entriamo nell'altro foro. Prendiamo una 11, bicono da 3, 11, 2 bicono da 3, 11, bicono da 3, 11. Ops. Ecco qua, la sequenza. E prendiamo un'altra 5, entriamo sempre dalla stessa parte, 5, entriamo nell'altro foro, una 11, due bicono, una 11. E l'ultima ginkgo adesso, nello stesso foro, 5, 11, 2 entriamo nell'altro foro, 11, bicono, due bicona, 11, e bicono 11. Ci colleghiamo con l'altro filo. Rientriamo nella ginco. Entriamo nel gruppo delle 11 e usciamo dalla terza. Prendiamo 3, 11 ed entriamo nella stessa 11. Adesso prendiamo 2, 11, 2 bicono e altre 2, 11. Entriamo, ci colleghiamo con il gruppo delle 11. Entriamo e usciamo dalla terza. Anche qui 3, 11. Tirate bene.
Entriamo nelle prossime due. E adesso prendiamo 2 undici, un bicono, 11, 2 bicono, 11, bicono, 2, 11. Entriamo nel gruppo, usciamo dalla terza come sempre. Tre undici, andiamo avanti, usciamo dall'ultima undici. Adesso il 2 undici, 2 bicono, 2 undici. Ci colleghiamo con il gruppo, usciamo dalla terza. Altre tre. Due. Come avete visto, si ripete. Da una parte un certo numero, dall'altra un altro numero di perline. Due undici. Bicono 11, 2 bicono 11, bicono 2 11. Ci colleghiamo con questo. Andiamo avanti finché usciamo dall'ultima 11. Prendiamo altre 7 11. Questo modo e ci colleghiamo con le 11 dall'altra parte e anche qui attraversiamo tutte le perline. Questa volta entriamo anche nel primo bicono. Prendiamo altre 7. Ci colleghiamo con l'altro bicono ultimo. Anche qui attraversiamo tutte le perline. Che usciamo dall'ultima 11. Prendiamo altre 7. Ci colleghiamo con le 11. Attraversiamo tutte finché usciamo dal primo bicono. E anche qui 7.
Ci colleghiamo con l'ultimo bicono. Andiamo avanti finché usciamo dalla 11 che sta nel mezzo, da quella che è al di sopra c'è il capietto da 3. Giriamo, entriamo nel capietto da 3 e usciamo dalla seconda. In questo modo. Prendiamo altre 7, 11. E ci colleghiamo con la quarta del gruppo. Altre 7. Ci colleghiamo con la seconda del gruppo. Con la 11 che sporge di più. Tirate sempre bene. Adesso prendiamo 5, 11. Ci colleghiamo sempre con la quarta del gruppo. Altre 5. Colleghiamo con quella che sporge di più. Adesso abbiamo 7. Ci colleghiamo con la quarta del gruppo. Altre 7. Ci colleghiamo con questa. Adesso prendiamo il cabochon, si mette in questa posizione. Bisogna tirare bene. Dove sono i gruppi da 5? Sarà il lato più corto e quello da 7, ovviamente quello da 7. Adesso altre 5. Ci colleghiamo con il gruppo con la quarta. E altre 5. Ci colleghiamo con questa. Andiamo avanti finché usciamo dalla quarta.
quarta del gruppo. Adesso si continua, adesso prendiamo 4, ci colleghiamo con la quarta del gruppo, adesso 3, ci colleghiamo con la terza del gruppo, qua ne abbiamo il gruppo da 5, adesso una, ci colleghiamo con la terza del gruppo, tirate bene, adesso ultimo giro si stringerà ancora di più, 3, ci colleghiamo con la quarta, sempre 3, no, scusate, 4, adesso 4 con la quarta. Tre. Ci colleghiamo con la seconda. Beh, cos'è successo qua? Prendo un po' di... E adesso una, ci colleghiamo con la terza. Tirate sempre bene e adesso abbiamo il gruppo da 3. Ci colleghiamo con la quarta. Ripassiamo un'altra volta. Tirate bene.
Eccolo qua. Adesso ripasso un'altra volta, ci vediamo dopo. Allora, ecco ripassata un'altra volta. E adesso per continuare dobbiamo andare a uscire, vedete, dalla prima 11 di questo ultimo picono. Siamo sul lato più lungo. Prendiamo qui 2 11, 2 perle da 2, anzi 3 perle da 2. Ah no, foro minuscolo. 2, 3, altre 2, 11. E ci colleghiamo con il primo picono qui. Entriamo e usciamo dal secondo. Qui la stessa cosa, 2 11, 3 perle da 2, dopodiché altre 2 11. Ed entriamo nella 11 accanto al picono. E andiamo avanti in tutte quante finché usciamo nuovamente dalla prima 11 dell'ultimo picono. Due undici, tre perle. Dopodiché altre due undici. Ci colleghiamo con i due picono. Adesso qui entriamo in queste 2 11. Prendiamo una 11, la perla da 6, 3, 15, 0. Torniamo dalla perla. Un'altra 11. E ci colleghiamo con il gruppo dei due piconi. No, ops, scusate. Con le 2 11 siamo usciti qua, dobbiamo entrare qua.
Nelle 2:11. Queste due. E dopo entriamo negli due bicono. Adesso nei due bicono. E adesso è la stessa cosa, 2, 11, 3 perle da 2, e quindi qua ci colleghiamo con la ultima 11, quella che sta vicino al bicono. Entriamo e usciamo dal bicono. Adesso dobbiamo andare arrivare qui. Sicché passiamo queste 3 11, entriamo in queste altre. Questa, in queste due, dobbiamo entrare nella cinque, entriamo nella cinque. Finché usciamo dal terzo bicono. In questo modo. E adesso prendiamo 3 perle da 3. E ci colleghiamo con il bicono dall'altra parte. Mamma mia che. Ci colleghiamo con questi dall'altra parte. In questo modo. Tirate bene e anche qui 3. Ci colleghiamo qui. Avvicinate e tirate bene. Andiamo avanti finché usciamo dalla ginco.
Entriamo in questo gruppo delle 11. Adesso dobbiamo realizzare questo capietto per il perno. Andiamo avanti e usciamo. Qui, vedete? Questo punto prima dalla 11 che sta accanto al picone. Prendiamo una 11, 2 perle da 2, un'altra 11. E 6, 15, 0. Entriamo nella 11. Tirate bene. Prendiamo le 2 perle da 2, una 11, ed entriamo in questa 11, che è la seconda, subito dopo il picono. Non vuole passare. Eccolo qua. Adesso bisogna nascondere il filo. Ed è pronto. E allora eccoli finiti. I magmar veramente carini, mi piacciono tantissimo. E spero tanto piacciono anche a voi. Questo è il bracciale. Questo è tutto. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Ciao.